Siamo qui, siamo noi, trasformiamoci e poi dai, coloriamo il cielo di magia. Siamo fate io e te, vere amiche, perché siamo coraggio, luce e fantasia. E ogni giorno un'altra sfida inizierà. Fianco a fianco siamo noi, ancora e sempre Wings. Insieme vinceremo una per tutte Wings. Potere senza confini, è una magia che non finisce mai. Insieme siamo le magiche Wings. Per riprendersi la voce di Musa, le Wings offrono la chiave del Legendarium a Price e Dimio e il nano accetta lo scambio. L'amicizia trionfa ancora una volta. Nel frattempo la storia d'amore di Musa finisce e Riven viaggerà lontano per ritrovare se stesso. Anche la scuola dei forgiatori è ufficialmente sotto il nostro controllo. E non c'è niente che possiate fare! E quindi adesso, Hagen, inchinati davanti alle onnipotenti Trix. Io sono il fabbro della Compagnia della Luce! Non obbedirò mai e poi mai a voi, streghe dell'oscurità! Oh, ma guarda che strano! Hai appena obbedito! Adesso che abbiamo il potere dell'acciaio magico, siamo pronti a sconfiggere la scuola di Alfea! Una volta per tutte! Far funzionare il localizzatore spettrografico risulta più complicato del previsto. Devi regolare il localizzatore usando un potenziometro spettrosensibile. È l'unico modo per far tornare visibile Torre Nuvola. È un'ottima idea, Tim. Mi metto subito al lavoro. Buona fortuna! Ecco qua. Attivazione potenziometro. Quindi, siamo nei guai? Vi ricordo che purtroppo Prase e Dimio è il nano più avido e più ostinato che io abbia mai conosciuto nella storia. Morale della favola, non sarà facile riavere la chiave. Dobbiamo riprenderla, Daphne. La chiave del Legendarium è la nostra unica speranza per chiudere il libro. I sotterranei di Alfea sono pieni di oggetti magici. Forse potete trovare qualcosa di valore. Vado a chiamare anche Stella, perché immagino che se non è qui può essere solo... nella sua fashion boutique! Dimmi, che cosa ne pensi? Questo vestito è stupendo, ma potresti dargli un tocco di originalità? Allora, vediamo cosa nascondi in gran segreto, Stella. Qualcosa di speciale. Che ne dici di questo? Non so davvero come ringraziarti. È esattamente quello che volevo. Sono felice. Oh? Oh? Ah, sapevo che quassù stava succedendo qualcosa di strano. Oh, è Griselda! Si chiederà che cosa ci fanno questi vestiti qui. Ora le spiego. Beh, per me sono una bellissima sorpresa. Questi abiti sono... favolosi! Dice davvero? Non è arrabbiata? Perché io pensavo che sarebbe andata su tutte le furie e... beh, ecco, No, tutt'altro. Hai qualche vestito piumato della mia taglia? Ma certo! È già pronto! Oh, sono veramente bellissima. Così tanto che me lo dico da sola. Stella, noi stiamo andando nei sotterranei, però... vuol dire che posso continuare ad usare la mia stanza come fashion boutique? Intendi rimanere quassù, perché le persone non passano spesso da queste parti. Quello che ti serve è un po' di pubblicità. Comincerò a parlarne a tutte le mie studentesse. Grazie! Continua così. Ta-da! Oh, seguitemi! Siamo arrivate! Sicura? Certo! Queste sono le camere segrete di Alfea, dove sono custoditi gli oggetti magici. Io non vedo niente! Oh. Guarda! Wow. Questo posto è meraviglioso! Guardate! Sono le tre campionesse di Alfea. L'antica leggenda narra che erano le fate più potenti di tutta la storia magica. Se le guardate con attenzione, ricorderete di averne sentito parlare nelle mie lezioni. Res della fiamma! Lei invece è Shevon dell'acqua! E lei è Farsalia del vento!
Mettiamoci al lavoro. Dobbiamo trovare qualcosa da sostituire con la chiave. Daphne, Aisha, voi iniziate da lì. Pixie, all'opera! Come mi sta? Stella! Tieni, prova questa. Ehi, potresti lanciare una moda? Oh, guardate cosa ho trovato, carini e luccicanti. Oh, che ne dite di questa pietra magica? Oh, che sta succedendo? Mettila giù, è una pietra della velocità. Potrebbe darmi una mano? Ragazze, ci penso io. Cuscino Morphix. Bene, ora che abbiamo scoperto tutti gli oggetti pericolosi, siamo ancora più vicini a trovare quello che ci serve. Ci avete chiamate? Sì. È giunto il nostro momento. Sorelle, il nostro grande piano si concluderà con la vittoria. Wow, siamo invisibili adesso! Grazie a tutta l'energia magica che siamo riuscite ad accumulare, voi streghe possedete l'incantesimo dell'invisibilità di Torre Nuvola. Un esercito magico e invisibile. Quale modo migliore per conquistare Alfea? Aiuto! Aiutatemi! Scappate, fate, scappate! Sì, e non dimenticate che potrete nascondervi ovunque, ma noi vi troveremo! Un attacco invisibile! Sono di certo le Trix! Bene, è ora di lanciare il nostro incantesimo difensivo più potente. Ci stanno attaccando! La cupola di Alfea ci proteggerà! Su, coraggio, ragazze, distruggiamo la loro bolla! Com'è potuto succedere? La cupola può essere disattivata solo dall'interno. C'è bisogno d'aiuto. Chiama subito gli specialisti e i paladini. Di loro di fare in fretta. Forza, ragazze! Dentro, svelte! Entriamo in azione, Winx! Magic Winx Bloomix! Se tu chiami, noi rispondiamo. Grazie, Sky. A dopo, Brandon. Sì, ci sono. Ho capito come farlo funzionare. Trovate. Andiamo via. Potentissimo Acheron, molto presto ti libererò da questa prigione. Mi serve una scintilla della fiamma del drago di Bloom. Selina, con chi stai parlando?
Con nessuno, Icy. Stavo soltanto ripassando le mie magie. Bene, perché è arrivato il momento di mostrarci quello che sei in grado di fare. Abbiamo corso un grosso rischio. Quindi grazie a tutti per aver salvato Alfea. E grazie a te, Tecna, per esserti impegnata così tanto. Non ce l'avrei mai fatta senza Timmy. State calme, Fatima. In realtà, Winx, siamo venute in pace stavolta. Abbiamo una bella proposta per voi. Niente di buono, suppongo. Ora una battaglia senza esclusione di colpi non conviene a nessuno. Quindi vi proponiamo un duello. La vostra fata più forte contro la nostra strega più forte. Nascondete qualcosa. Voi non giocate mai secondo le regole. Perché abbiamo imparato dalla migliore, vero, direttrice Griffin? Quindi chi vincerà oggi deciderà le sorti di chi perde. Sorelle, vi presento una fata davvero intelligente. Bloom, come fata della Fiamma del Drago, tu sei la nostra fata più potente, ma non posso chiederti di rischiare la vita. Non deve nemmeno chiederlo, direttrice Faragonda. Io sono pronta. Sembra proprio che saremo io e te, Icy. Oh, non devi guardare me, Bloom. Non sarò io la strega che rappresenterà Torre Nuvola. La tua avversaria, infatti, sarà Selina. Selina? Vediamo quale tra queste leggende di Magix posso usare stavolta. Ho già evocato i troll per combattere le pixie di Selva Fosca. Questa può andare. Tre fate famose, le cui imprese sono tramandate da generazioni. Legendarium. Res della fiamma. Shevon dell'acqua. Farsalia del vento. Andate e distruggete le fate di Alfea. Selina! Bloom, ci incontriamo di nuovo? Noi eravamo amiche, Selina! Che cosa è successo? Sono cresciuta. Ecco cos'è successo. Io non credo che sia per questo, Selina! Attacco vulcanico! Le tre campionesse di Alfea! Per l'esattezza, le loro statue hanno preso vita. La Griffin aveva ragione. Le Trix non giocano mai secondo le regole. Spettro di luce! Dardi di clorofilla! Dobbiamo fermarle subito! Ehi, tu! Nessuno ha chiesto un innaffiatoio! Non pensarci nemmeno! Freccia d'acqua! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Ehi, da questa parte! Aisha! Non riusciamo a fermarle! Che cosa dobbiamo fare? Dimmi, Daphne, queste tre fate avevano un punto debole? No, anzi, a dire il vero, si sentivano talmente forti e potenti che hanno rifiutato anche il legame magico con le pixie. Allora possiamo sfruttare il bonding delle pixie e potenziare le fate di Alfea. Ma abbiamo soltanto sei pixie! E ora cosa facciamo? Ricordate cosa ha detto Bloom? Ma è davvero pazzesco! Questa è una pessima notizia! Sembra come se le pixie non esistessero più nell'intera dimensione magica! Penso che le altre pixie siano intrappolate nel mondo del Legendarium. Se quei troll hanno invaso il loro villaggio, forse devo andare nel bosco di Selva Fusca ed entrare da lì per il mondo del Legendarium. Sembra pericoloso, ma potrebbe funzionare. Aisha, attenta! Ferma! Nessuno può lasciare il campo di battaglia. Davvero? Invece stavo proprio pensando che è ora che tu te ne vada, Aisha! Selva Fosca! Vengo con voi! Mi fa uno strano effetto vedere vuoto il villaggio delle pixie. Nex, prima sei stato molto coraggioso. Cosa?
Perché? Pensavi che non lo fossi? Buona fortuna! Non preoccupatevi per me. Tornerò presto con tutte le vostre amiche, vedrete. Chiedo dove siano. Devono essere da queste parti. Forse di qua. Quest'albero mi sembra familiare. Sì, è l'albero della vita. Però non c'è alcun villaggio. Dove saranno finite le pixie? Percepisco qualcosa. Ho una chiara sensazione. Aiuto! Fateci uscire! Oh, è Ninfea! Le pixie devono essere intrappolate in quest'albero. Le ho trovate! Oh! Ehi, guardie troll! Io stavo aspettando proprio voi! Sono libere dal mondo del Legendarium. Puoi far ritorno a casa. Grazie, Isha. Sei riuscita a salvarci. Isha! Siete liberi! È meraviglioso. Ora dobbiamo festeggiare. Ninfea, non c'è tempo. Ho bisogno di aiuto. Il vostro bonding con le fate di Alfea darà loro abbastanza potere per sconfiggere le statue delle tre campionesse. Le tre campionesse di Alfea? Allora questa è una cosa seria. Lascia fare a noi. È ora che tu te ne va, dai, sì. Non è il momento. Su Alfea sta per calare per sempre il sipario, Bloom. Isha, ce l'ha fatta! Le pixie ora sono libere! Raduna le studentesse, presto! Che cos'è questo? La vostra nuova polvere di fata? Questo è il fantastico potere del bonding! Ritiratevi, Trix, avete perso! Non è ancora detto, perché Bloom e Selina stanno ancora combattendo! Sei ancora in tempo, Selina! Puoi decidere di abbandonare le streghe! Rassegnati, Bloom! Mi piace come sono diventata! Ho dei grandi poteri!
Sei molto meglio di così, credimi, Selina. So che c'è qualcosa di buono nel tuo cuore. Ora ho tutto quello che mi serve. Congratulazioni, Bloom. Hai vinto tu. Ma che cosa serviva, Selina? E che cosa è successo? Trix! Selina ha abbandonato il duello, significa che ho vinto! E da vincitrice io voglio che ve ne andiate subito! Cosa? Selina ci deve una spiegazione! Bloom! Sei stata fantastica! Io in realtà non ho fatto niente. Selina ha deciso di andarsene. Oh, Selina, che cosa ti è successo? Evviva Isha, ci ha salvato! Selina! Bravissima, Isha! Senza di lei non ce l'avremmo mai fatta, vero, ragazze? Beh, sai, Max, quando prima Icy ti ha lanciato l'incantesimo, ecco, io... Ho provato la stessa cosa quando sei andata nel mondo del Legendarium. Avevo paura che tu... E adesso sei felice? Più felice di quanto tu possa immaginare. Potentissimo Acheron, il nostro momento è finalmente arrivato. Presto sarai fuori dal leggendario. Potrai tornare qui nel mondo reale con me. Per recuperare la chiave del Legendarium, le Winx dovranno barattare un oggetto magico con Prasei Dimio ed Eldora trova una possibile soluzione. La scatola dell'infinito. Nel frattempo Acheron viene liberato e fermarlo sarà la più terribile delle imprese.